Allora, il sistema dell'emergenza urgenza, come voi lo conoscete, è il sistema dei pronto soccorso e i mezzi dell'emergenza del territorio. Abbiamo le cartonetiche, le auto infermieristiche e anche i mezzi di soccorso di base, per tutto il mondo italiano. Il sistema ha reagito fin da subito a quelle che erano le sollecitazioni richieste per adeguarsi a questa nuova situazione e quindi ad affrontare questo tipo di infezione, soprattutto in una prima fase ovviamente dell'infezione. Voi ci avete visto nei giorni scorsi nei pronto soccorso adottare delle misure di sicurezza sia per i pazienti che venivano dotati di mascherine, venivano invitati al lavaggio delle mani, cioè abbiamo dotato tutte le nostre strutture in questi presidi, sia per quello che riguarda gli operatori professionali, medici, infermieri e tutto ciò, tutti gli operatori che ruotano intorno alla sanità, e sono stati forniti di disposizioni, di dispositivi di protezione individuale. È stata fatta una formazione importante per combattente su tutte quelle che erano le necessità per difendere pazienti e anche appunto tutti i professionisti dalla possibilità di infettarsi, sia per tutti coloro che si recavano all'interno degli ospedali o che erano ricoverati negli ospedali e nelle varie strutture ospedaliere. E questo compito ci ha visto impegnati in tutti i giorni scorsi. Abbiamo studiato dei percorsi particolari per questo tipo di pazienti, ma per tutti in realtà per individuare questo tipo di pazienti e per tutti. La situazione ovviamente ha una progressione, noi siamo in contatto con tutti, con i nostri colleghi, con tutte le strutture che hanno affrontato e stanno affrontando prima di noi il peggioramento di questa situazione e a questo punto si tratta di adottare altre misure perché siamo davanti a qualcosa di diverso, di nuovo e come diceva il direttore di straordinario. Oltre a questi percorsi abbiamo da oggi attivato delle funzioni di pre-triage, praticamente in tutti i nostri ospedali, in tutti i nostri pronto soccorso, ma in tre in particolare dove questa funzione è possibile. È stato possibile metterla in atto completamente in modo effettivamente nella sua funzione totale di pre-triage. Abbiamo quindi montato delle tende che vedete davanti al pronto soccorso, vedete già davanti al pronto soccorso di Reggio Emilia, di La Scala e di Montecchio, che ci permettono, le tende e il personale che abbiamo attivato questa funzione, di svolgere una funzione di ulteriore filtro all'accesso al pronto soccorso e a tutti coloro, comunque anche agli accompagnatori dei pazienti che accedono al pronto soccorso, proprio per individuare i pazienti che possono effettivamente essere soggetti ad essere indirizzati a percorsi particolari, direttamente ad esempio in percorsi diagnostici, direttamente alle malattie infettive, quindi è una funzione in cui è stato dedicato personale e nuove modalità organizzative.